Quando hai voglia di farti del male, guarda questo spot. Oddio, morsito, panini super croccanti e deliziosi con le loro cotolette, per non parlare del loro pane caldo unito ai loro strabilianti hamburger. Ho già la colina in bocca con il loro bacon croccante. I loro panini uniti agli hamburger e bacon con una cascata di cheddar. Ho già la colina in bocca. Ti ho detto di non guardare questo video. Fiume di ketchup e salsa barbecue, ma niente potrebbe mai battere i patatine fritte con la loro colata di pistacchio e mortadella grigliata. Perché non vieni? Guardare ti fa solo del male. Oddio, guarda, servito alla loro clientela super affamata che si gusta il tutto sotto i tuoi occhi. Non ti conviene recarti subito in questo posto? Tutto questo è morsito. Vieni a trovarci in via Emanuele Gianturco 32C, Portici, Napoli. Oppure puoi ordinare a domicilio allo 081 1936 1986. O puoi seguirci anche sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. Morsito, l'emozione in un morso. Ed eccoci qua, prontissimi, sono le 18.03 minuti primi e noi siamo in diretta su Onda Web Radio TV, Francesco Palmieri, Rosanna Bennardo. Eccomi, presente, ciao Franci, ma non c'è il nostro... No, lo caricherò dopo questo vabbè, qua, perché? Vabbè. Perché oggi ci sono un po' di cambiamenti qua all'interno del nostro studio, però io volevo ricordare che questa è la quarta puntata, perché la scorsa puntata, per una questione di eventi che noi stavamo organizzando, naturalmente non siamo potuti andare in diretta, però oggi ci siamo puntualissimi come sempre. Salutiamo e ringraziamo naturalmente i nostri sponsor e ricordiamo come fare. Ecco, sappiamo benissimo che tu lo sai fare in un modo proprio perfetto, quindi lascio a te la parola per come fare per ascoltarci. Sono sempre i soliti, naturalmente il nostro sito internet, che è il www.ondawebradio.com. Da lì potrete accedere attraverso il PC, ma anche sui sistemi Android, per utilizzare la nostra chat che automaticamente vi assegnerà un nomignolo, un nickname che voi potrete cambiare cliccando col tasto sinistro del mouse, oppure altrimenti potete scrivere semplicemente il vostro nome e noi vi leggeremo in diretta. Sono disponibili le nostre applicazioni gratuite che, qualora voi aveste un TV Color Smart TV,
e va bene anche per quello, insomma, oppure su Amazon Fire TV, scaricate l'Onda Web Radio TV, applicazione gratuita, mettete le 5 stelline per premiarci. Quello è il torrone che ti è rimasto tra i denti, dici la verità, dilla. Siamo anche sui social, quindi la pagina ufficiale Onda Web Radio, il gruppo ufficiale Onda Web Radio TV, la pagina sicuramente di Choose Naples, che ci stanno guardando, ci stanno condividendo, perché poi nelle nostre rubriche sapete bene che ci sarà anche Francesco che parlerà di calcio, Carlo che parlerà di libri, ma non solo, Antonello che non si è presentato proprio, ma non è vero, perché Antonello l'abbiamo sostituito, Antonello è muto fra noi, vedrai. E detto questo, è una baraonda, signori, non poteva essere diversamente. Abbiamo una new entry, allora la presento io, certo, in qualità, ovvio, di donna. Signori, do il benvenuto a Valeria Garofalo. Buonasera, eccola. Buonasera a tutti, ciao Rosanna. Senti, ciao. Valeria, ma ci hai pensato bene a entrare in baraonda? Sì, sì. Questo è un mondo, sono un po' di matti. Sono convinta, vai. Ah, dai, allora è convinta. Allora, Valeria, facciamo così, presentiamo subito quello che tu sei, che fai nella vita e quello che poi farai qui a baraonda. Allora, io insegno, sono una storica dell'arte, scrivo l'onore di lavorare con Antonello. Scrivo su Mania Vulcani Magazine già da qualche anno e sono un'appassionata lettrice, per cui curerò questa rubrica I libri del cuore, dove parleremo di libri, di queste porte meravigliose che ci portano in un'altra epoca, lontani da casa, nonostante siamo seduti in poltrona, a letto, dove ci pare e piace. Che bello! Quindi faremo venire voglia di leggere, perché sì, sappiamo che con questi telefonini ma si è un po' persa la cosa di comprare un libro e di leggerlo. Io personalmente non so come fanno a leggere da un dispositivo. Anch'io, anche perché il libro lo devo stringere, ne devo, esatto, sentire l'odore, sia vecchio sia di fresco di stampa. Soprattutto vecchio, ha un odore incredibile. Allora, Palmieri, ci sei? Sì, io volevo un attimo. Ah, ecco. Dimmi che cosa c'è da dire, ma dimmi che cosa c'è da scrivere. Campagna, spacco livelli. Ecco. E non l'avevo fatto non prima. Non potevamo partire senza il nostro jingle, dai. Esattamente, perché volevo che presentassi prima la nostra new entry e poi dopo lanciare il jingle. Ebbene sì. Allora, Francesco, che ne dite? Vogliamo lanciare subito la prima rubrica di oggi? Vogliamo fare subito il primo collegamento? Ce lo facciamo tutto in diretta, lo chiamiamo proprio dal vivo, perché questa è una baraonda, mica dobbiamo aspettare la canzone. Ah, cioè vuoi farlo praticamente? Signori, ho bisogno di capire sportivamente il Napoli cosa sta facendo. Anche perché con Francesco eravamo rimasti, insomma, ad una bella sfida, ovvero quello 3 partite, 9 punti. Io so che 2 partite sono andate molto bene, la terza più o meno bene, ma vorrei che fosse il nostro carissimo amico Francesco Di Martino. Ce l'abbiamo? Eccolo, ciao Francesco. Un saluto a te Francesco, un saluto a te Rosanna, un saluto a te Valeria. Ciao. Ovviamente un grandissimo saluto agli ascoltatori da casa. Beh, io direi di iniziare, vi do il benvenuto in un'altra puntata di Onda Calcio, la rubrica che appunto segue il calcio. Gli argomenti principali di oggi sono Napoli-Milan e la cerimonia del Pallone d'Oro, che è l'evento dell'anno per quanto riguarda i calciatori individualmente. E allora noi ti lasciamo, Francesco. Sì, sì, vai Francesco, dimmi. A te la parola, vai. Ok, Francesco. Allora io direi di partire subito con Napoli-Milan, che è stata la partita della giornata, il big match della 10ª giornata della Serie A. Napoli-Milan finisce sul risultato 2-2 proprio qui allo stadio Maradona. E è stata una partita con tante sfaccettature, una partita difficile, complicata, con un primo tempo insufficiente da parte del Napoli e della squadra di Garcia. Il Milan di Pioli ha messo subito in chiaro le cose e Giroud, con ovviamente la sua esperienza, la sua età e con il suo gran colpo di testa, ha fulminato il Napoli in 2 occasioni. Nella prima c'è un gravissimo errore sicuramente di Meret, che lascia passare un pallone che secondo me, secondo il mio parere, era prendibile, però ovviamente non stiamo qui a giudicare Meret, perché comunque ci ha offerto grandissime prestazioni in altre partite, però ovviamente è un chiaro errore che incide sul match. Per quanto riguarda il secondo gol di Giroud, c'è poco da fare, lì
palo gol è il classico gol che il portiere non può parare, e il Milan va sul 2-0. Un primo tempo che poteva finire con altri gol di vantaggio da parte del Milan. Il Napoli però con fortuna e con audacia è riuscito a tenere questo 2-0 alla fine del primo tempo e iniziare appunto la ripresa con sicuramente un'altra faccia. Napoli è entrato bene in campo, Politano ha riaperto il match con un grandissimo gol, scartando Theo Hernandez e concludendo nell'angolino, e poi il Napoli da lì in 5 minuti è riuscito a riprendere la partita con la punizione di Raspadori, un gioiello di Raspadori che mette in chiaro le cose e fa 2-2. Da lì il Milan se ne scende, un po' per l'impegno Champions che aveva avuto anche il Napoli, però che sicuramente per i rossoneri era stato più difficile, perché sono volati a Parigi contro il Paris Saint-Germain, dove hanno perso 3-0, e quindi il Milan cala di intensità, il Napoli è bello fresco dopo un primo tempo a bassa intensità, e quindi riesce a tenere la partita, e addirittura il Napoli prova anche a vincerla questa partita. Un'occasione di Kvaratskhelia all'ultimo minuto impedisce al Napoli di portare a casa 3 punti che poi alla fine della classifica si rivelano fondamentali, perché il Napoli in questo momento si trova al 5° posto, quindi fuori dai 4 posti Champions, e con 18 punti, mentre il Milan si trova a 22 al 3° posto e l'Inter capolista è a 25 punti. Il Napoli dopo 10 giornate è già sotto di 7 punti dal 1° posto, è sicuramente un risultato che il Napoli non doveva iniziare così questa stagione, e bisogna ovviamente riprendersi, bisogna riportare vittorie. I prossimi impegni saranno a Salerno con la Salernitana, e poi si giocherà la partita in casa contro l'Union Berlino, che per la qualificazione agli 8° di Champions si rivela fondamentale per portare a casa i 3 punti. Ovviamente il Napoli si ritrova in una situazione di classifica molto difficile, in cui bisogna riprendere il campionato e bisogna farlo con delle vittorie. Passiamo alla cerimonia del Pallone d'Oro. Lunedì sera al Théâtre du Chalet di Parigi si è celebrata l'edizione del Pallone d'Oro, il premio individuale della rivista francese France Football per il miglior calciatore dell'anno. Il Pallone d'Oro 2023 va a Lionel Messi, è l'8° riconoscimento per il calciatore argentino, e io direi di accendere anche un po' di polemica. Personalmente l'8° Pallone d'Oro di Messi può considerarsi un po' immeritato, perché dall'altra parte a contendersi questo ambito premio c'era Erling Haaland, vincitore del triplete con il Manchester City, ovvero della Champions, campionato e coppa, e con un bellissimo score di 52 gol in 53 partite. Quindi stiamo parlando di sicuramente un attaccante che nell'anno, appunto, in quest'anno è riuscito comunque a fare benissimo e quindi meritava questo riconoscimento. L'8° Pallone d'Oro di Lionel Messi va soprattutto per il Mondiale, perché il Mondiale ha fatto la sua parte in questa in questo risultato, in questa classifica stilata dai giornalisti migliori di calcio, e sicuramente è un premio che va a Lionel Messi, però che fa dispiacere, diciamo, per come è arrivato, perché forse darlo ad Erling Haaland era la soluzione migliore. Inoltre ricordiamo appunto che il Mondiale nelle ultime edizioni del Pallone d'Oro non ha contato nulla, perché nel 2018, quando la Francia ha vinto il Mondiale, Mbappé e Griezmann non hanno alzato il Pallone d'Oro, ma l'ha alzato Modric, che era arrivato in finale. Nel 2014 la stessa cosa, con Neuer che non vince il Pallone d'Oro con la Germania campione, e nel 2010 la stessa cosa con Iniesta con la Spagna campione. Quindi il Mondiale non ha mai contato nulla ai fini del Pallone d'Oro, però quest'anno è stato deciso così appunto dalla rivista France Football. Per quanto riguarda i calciatori del Napoli, ci sono stati posizioni incredibili, possiamo dire. Il Napoli che non aveva mai portato 3 calciatori nei primi 30, nei migliori 30 dell'anno. Kim è arrivato 22esimo, che è il giocatore che è arrivato un po' più basso del Napoli, e super posizioni per Kvaratskhelia, che arriva 17esimo, e addirittura Victor Osimhen, che arriva 8° sopra Modric e sopra tantissimi altri campioni. Certo,
il Napoli ha vinto solo lo scudetto, però riportarlo a casa dopo 33 anni e vedere un attaccante del Napoli all'ottavo posto, beh, è sicuramente una grandissima soddisfazione che il Napoli si toglie. C'è un po' di rammarico perché con qualcosa in più in Coppa Italia, in Champions, forse Osimhen arrivava anche a combattere per il pallone d'oro ed era un risultato storico per il Napoli. Per quanto riguarda un po' i premi minori del pallone d'oro, il miglior giovane dell'anno è Jude Bellingham e non abbiamo dubbi, doppietta nel classico pochi giorni fa, è sicuramente uno dei migliori giovani promettenti nei prossimi 10 anni e forse lo vedremo anche a combattere proprio per il pallone d'oro. Il premio per il miglior portiere invece va al Dibu Martinez, che ha trascinato appunto l'Argentina di Lionel Scaloni alla vittoria finale del mondiale, mentre per quanto riguarda il premio Gerd Müller, che è il premio per il miglior marcatore dell'anno, va a Erling Haaland, e questo è un po' il premio di consolazione che la rivista ha voluto dare all'attaccante norvegese, che forse meritava qualcosa in più. Come abbiamo detto, i prossimi impegni saranno a Salerno sabato alle 3 e poi infrasettimanale alle 18.45 contro l'Union Berlino. Io direi che non c'è altro da dire e vi lascio appunto a Francesco e mando la linea a Francesco. Eccoci, eccoci qua. Grazie mille Francesco. Grazie, grazie a voi. Alla prossima settimana. Alla Francesco. Prossima. Ciao. Ciao, ciao. Beh, siamo ritornati in puntata e credo che adesso sia arrivato il momento della prima canzone Ebbene di oggi. Ebbene sì, primo momento musicale. A tra poco. La notte strada sono mignotte, la città dorme, cammino men dietro non lascio orme. Non so ancora se son vivo o morto, ma consapevole che questa vita più che un film sembra un corto. Mi fa compagnia solo la mia ombra, mentre scrivo mi accendo un'altra bomba. La tengo tra le mie labbra, inizio a scrivere, si viaggia per un attimo. Su questo beat esco dalla mia rabbia, o sono un foglio e una penna e sangue come inchiostro. Prima che salgo sul palco prego il Padre Nostro, ogni contante che sborso è guadagnato. Se stringi stiso adesce sangue che ho versato. Pensi il contrario quindi mai conosciuti, lo so che l'invidia fa parlare anche i muti. Il mio rap chiama, aprendo villenati che ve fate rime di merda per un pubblico di chiaviche. Tu che ne sai dei sacrifici fatti, tu smetterai se non arriva nei contratti. Tu che ne sai delle notti insonni, io vivo di musica. Tu che ne sai del lavoro ad ogni traccia, di quante porte mi hanno chiuso in faccia. Ma si va avanti tra sorrisi e pianti perché io vivo di musica. Tu che ne sai, ma io con tutte me stessa vorrò savannanza, chi cambia compromessa. Un artista in Italia se sento suffugata, perché l'artanazza è sotto rindocessa e buttata. Tu che ne sai quanta nottata passata, freestyle improvvisata din da una stazione irritata. Solo per l'amore sta cultura l'ha già fatta, e ringrazia di se so che sacrificio è stata ripagata. E sta gente che se vera arrivata, tu dico frata finale, sta proprio sta magnata. Il cavallore tutto gli è dovuto, gli amici in male, sta gente in live ne segue sta muto. Sta musica vostra sono sempre vecchi, ma vega che piaci come Van Gogh, ve tagliassi e vecchi. Sti rim cogliono, tipo proiettino, e t'avvelenano, cioè non rappino. Tu che ne sai dei sacrifici fatti, tu smetterai se non arriva nei contratti. Tu che ne sai delle notti insonni, io vivo di musica. Tu che ne sai del lavoro ad ogni traccia, di quante porte mi hanno chiuso in faccia. Ma si va avanti tra sorrisi e pianti perché io vivo di musica. Tu che ne sai, sacrifici fatti, tu smetterai se non arriva nei contratti. Tu che ne sai delle notti insonni, io vivo di musica. Tu che ne sai del lavoro ad ogni traccia, di quante porte mi hanno chiuso in faccia. Ma si va avanti tra sorrisi e
libro di musica. Tu che ne sai, oh, 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 io vivo di musica. Eccoci ritornati in onda. Allora ragazzi, Valeria, che ne dici? Quest'ambiente ti piace? Molto molto piacevole, complimentoni. ma scusate, cosa potrebbe dire Valeria? Che è un brutto ambiente, che siamo una baraonda. Consigliatissimo. Però Valeria, a me manca tantissimo Antonello, questo fatto che lui non sia in studio con noi, devo dire la verità, no. Anche perché sono molto curiosa di sapere in queste due settimane cosa ha fatto Antonello. Ma che dici Francesco, lo chiamiamo? Non riesco a mettermi in contatto con lui, io ci sto provando e lo sto facendo tra l'altro in diretta. Eccolo qua, ce l'abbiamo, eccolo! Ce l'abbiamo. Antonello, ci sei? Antonello Di Martino! Eccoti qua. Ah, sei, eccoci, ho aperto con un noi. Altro studio, dal vostro studio. Dal nostro studio 2. Fantastico, te lo giuro. Come stai? Ho aperto un altro studio. Ottimo! Come ti senti? Io lo sento malissimo perché... Però ho fatto il lavoro. Non ti sentiamo molto bene. A Francesco l'abbiamo sentito benissimo. Vuoi collegarti con l'account? Ecco, forse se ti mettevi fuori lo stadio... Forse... Adesso ti sentiamo bene. Ci senti, Antonello? Aspetta, forse c'è una cosa... Ecco, no, vi dico subito perché stavo collegato anche con il computer. Ah, ecco. E allora si sentiva un reverbero sotto. E infatti ti sentiamo meglio. Allora ci racconti queste due settimane che non ci abbiamo visto? Tutti e tre. Anche tu. Mi avete lasciato solo a me nello studio nuovo. Hai capito? Il curatore, l'idraulico, il fonico che doveva sistemare le cose. Ho fatto la cosa che mi fa sorridere, sai qual è? Che poi chiunque viene qua in radio come ospite dice: caspita, me l'aspettavo più grande, bella, però me l'aspettavo più grande perché probabilmente dalle immagini delle telecamere sembra questa radio molto più grande. No, poi tra l'altro tu sei nello studio B. Lo ha detto Valeria, sapendo la mia stazza, dice, il Antonello occupa un sacco di spazio. C'è un peso specifico, Antonello. Senti, Antonello, ci racconti le tue due settimane in cui non ti abbiamo visto? Ti sento un poco male, però. Allora, dimmi... Volevo sapere cosa hai fatto questi 15 giorni che non ci siamo visti. Non ti sento proprio, Francesco, ripetimelo sì, tu forse. Sì, ho detto che voleva sapere che cosa hai fatto in questi 15 giorni che non ti abbiamo visto. Ah, questi 15 giorni? Siamo un pochettino, dal punto di vista lavorativo, siamo tutti impegnati con... ecco, oggi è il Ponte dei Morti, siamo nel pieno di un boom turistico da non credere a Napoli. Tutte le guide impegnate, l'acqua non ci voleva. E questo mi fa venire in mente il 2 novembre, a parte dare un saluto a tutti i defunti come dopo, ma una cosa importante mi veniva in mente, in questi giorni non si fa che vedere sul web, sui social, la livella di tutto. E volevo dare una curiosità a chi non lo sapesse, che stranamente la livella di Totò, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza di andare come al cimitero, in scena questa sorta di dialogo tra non vivi nel cimitero di Poggioreale, quello monumentale, giustamente lo fa la tomba del ricco, la tomba del povero, però molti non sanno che il principe De Curtis era del quartiere Sanità. E nel quartiere Sanità c'è una cosa incredibile, che è il cimitero delle Fontanelle. Il cimitero delle Fontanelle, che io lo definisco l'archivio umano di Napoli, in realtà cosa fa? In realtà nel cimitero delle Fontanelle, essendo soltanto tetti e femori, anzi capuzzelli e femori, che così devono essere chiamate, c'è veramente la livella, perché là non sai se sei maschio, né se donna, se sei ricco, se sei povero,
praticamente Totò ha fatto questa fusione di inscenare la sua livella nel cimitero monumentale e portarci poi al cimitero delle Fontanelle di tutti uguali davanti alla morte. È vero. Beh, questo si è sempre era una cosa che perché solo uno che lo conosceva bene il cimitero delle Fontanelle poteva riuscire a mettere ricco e povero nel cimitero. Se si va al monumentale ci stanno delle il nostro monumentale veramente è un cimitero da fare visite guidate. Noi abbiamo fatto le visite guidate al cimitero monumentale di Napoli, che sono pezzi di grande fattura architettonica. C'è il quadrivio degli uomini illustri, ci stanno delle tombe ricchissime, però a fianco a quello c'è anche, forse non tutti sanno, che poco più là verso il Corso Malta c'è il cimitero delle 366 fosse. Praticamente sono delle fosse comuni che in tempi non sospetti il comune di Napoli destinava a tutti i posti di quel giorno. Praticamente per i poveri, ecco, avevamo grande cultura anche per i meno ambienti, forse più di oggi, perché avevamo a pochi passi l'albergo dei poveri. I poveri non sono stati qua, non ci sono quasi mai stati dentro. Io personalmente ci ho fatto 5 anni di liceo laggiù. Del quello che la buon'anima di mio nonno diceva, ti hanno messo nel serraglio. Il serraglio era dove chiudevano i bambini cattivi. Io mi sono fatto 5 anni là dentro. Ma dicevo, il culto del ricco e del povero, poi qualche altra volta ne parleremo, perché anche nella struttura abitativa di Napoli c'è questa sorta di linea rossa che collega tutti. In nessun palazzo di Napoli ci stanno tutte persone cattive o tutte persone buone. In qualsiasi quartiere vai. Napoli è inclusiva, ma è anche trasversale. E in tutti i posti di Napoli si riescono a ritrovare tutti i ceti sociali di Napoli. Ma perché sto dicendo tutti i posti? Non lo so. Infatti me lo stavo chiedendo. Perché te ne stai andando? Perché che sei la baraonda anche nel pensiero, no? Poi ad un certo punto ho detto, vabbè, lasciamolo parlare. Stavo iniziando a parlare, vabbè, così. Senti, hai seguito... Hai seguito... Nuovo. Hai seguito anche qualche evento? Come evento ho visto soltanto in questi giorni, ho visto il nuovo film di Scorsese, che anch'io. Mi ha colpito notevolmente fin dall'inizio, perché quando sono entrato, dico il film è Killer of the Flower Moon, quando sono entrato le maschere che stavano là fuori, la domanda strana, ma vi siete portate l'acqua? Siete andati in bagno? Una serie di domande come mi preva, ho detto, ma è un film che vado a vedere. Era soltanto perché dura la bellezza di 3 ore e mezza. Non vi dico, qualche abbiocco forse in alcuni momenti, però è stato un bel film, perché chi ha l'età mia, penso pure l'età di Francesco, là, ha una saga di film americani dalla parte dei cowboy, come li chiamavamo noi da bambini, e non dalla parte degli indiani, mentre gli indiani stavano là e era la loro terra di cui sono stati espropriati. E questa di Scorsese, a parte che tiene due mostri sacri tra De Niro e DiCaprio, voglio dire, le 3 ore e mezza passano poi alla fine. Ma è un film fatto proprio dalla parte degli indiani, di questa piccola popolazione, gli Osage, che stavano proprio negli Stati Uniti, e a un certo punto vengono, tra virgolette, cacciati e vengono mandati in Oklahoma, una terra arida, brutta, pretende, che non teneva niente, e gliela regalano proprio. Dopo pochi anni, nell'Oklahoma, c'è il petrolio, esce il petrolio, e la vita di questa piccola popolazione di indiani cambia da così a così. Alla fine c'è una corsa ai giacimenti di petrolio delle grandi compagnie petrolifere, che danno una royalty. Praticamente questi, senza lavorare, solo perché tenevano la terra, guadagnano
e milioni e milioni. Come va a finire? Che insieme al buono arriva sempre il cattivo, e quando poi qualche giorno parleremo anche di quello che è successo con noi, voglio anticipare, andiamo avanti con di più. No, no, perché questo è, ogni mondo e paese poi si dice che insieme ai cercatori di petrolio, alle grandi compagnie, a tutte le persone che andavano a cercare lavoro, siccome queste royalty erano passabili da, per generazioni a tutti i componenti delle famiglie, molti bianchi andavano là per sposare una di queste gentildonne che possedevano tutti questi giacimenti e soprattutto tutte queste royalty, che una volta che erano finita tutta la popolazione, tutta la famiglia, restava a lui. Quindi è una vita di, è una bella organizzazione. E Scorsese punta il dito sulla famiglia di questa Molly, che in realtà teneva un fratello, una sorella, una mamma, che vengono tutte quante uccise in situazioni strane. E questo film, non vi racconto tutta la trama, tutta, perché altrimenti è lunghissimo. Ma mo perché ci stai dicendo questo? Perché sì, io gli ho chiesto le novità della sua settimana. E questa è la novità più grossa, 3 ore e mezzo me le devo raccontare. 3 ore e mezzo, raga. A Napoli si dice, ve le dovete sciroppare pure voi. Ecco qua, e mi sembra giusto. Tra l'altro una curiosità su questo film. In realtà queste morti... Aspetta che ti... Hanno fatto sì... Dove è andato? Nascesse l'FBI in America. Perché? Perché siccome l'America è fatta a stati, ci voleva qualcosa super giurisdizionale per poter a indagare. Il finale non ve lo dico. No, altrimenti che sfizio c'è? Non spoileriamo. Ma a questo punto ce lo puoi anche dire, voglio dire. Ti eviti 3 ore. Mi evito 3 ore. È un contributo video, te lo puoi mandare. No, non ce l'ho a portata di mano, non mi fare questi scherzetti in diretta. C'è un, c'è un contributo video che mi hai mandato? Ti ho mandato, forse c'hai il trailer. Lo mandiamo pure al completamento del C'è ancora trailer. Domani, si intitola? No. No? No, allora non ce l'ho. Killer the Flower Moon. Signori, che baraonda! Allora, non abbiamo il contributo, Antonello, però abbiamo... Perché questo contributo doveva esserci la scorsa settimana. Pensa te, Palmieri sta un poco, capito, baraondato. Allora, però c'era Valeria che voleva fare una considerazione. Va visto animandosi di quella, veramente, in contrapposizione ai tanti film di cowboy che hanno visto gli indiani come i cattivi, mentre invece gli indiani stavano là, tenevano la loro terra e sono stati soppiantati. Nel frattempo noi stiamo cercando il No, il guarda, pur di farti star zitto sto cercando il contributo. Però no, però c'era calmi, c'era una bella canzone. C'era una considerazione che voleva fare la nostra new entry Valeria, scusate. No, io volevo solo dire che nel film di Scorsese ci sono questi omicidi, queste povere donne che vengono ammazzate, vabbè. E a un certo punto arriva, viene il governo, interviene, insomma, e viene mandata l'FBI. Ed è, la FBI era un bureau neonato. Quindi, diciamo, il film che parla di una storia vera, perché insomma sono fatti realmente accaduti. L'FBI ne siamo abituati, no? Già il nome ci fa sentire molto American. Sì. Però è la prima, cioè era stata costituita in quel momento, cioè quindi è stata la prima indagine svolta dall'FBI. Ah, pensa a te. Insomma, non tutti magari lo sanno, un approfondimento del film che mi piaceva dire. Hai fatto benissimo, Valeria, anche perché era l'unico modo per fermare il nostro Antonello. Non solo, ma era anche l'unico modo per dare tempo a me di preparare il trailer. Ecco, ce lo guardiamo. Antonella, sta lì, non ti muovere. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. Cioè, abbiamo capito tutto, Antonello. Tu hai capito? No, ho fatto praticamente un errore. Tu me ne hai mandati due. Non ce la posso fare. Naturalmente ho scelto quello non là. Non mi sto sentendo, comunque. Meglio così. Male. Meno male, Antonello, meno male. Meglio così, meglio così. Allora, vediamo un poco. Sì, ci sto cercando quello là in italiano. Io devo dire che Antonello è stato molto esaustivo nello spiegare. Tu credi che il contributo, insomma, dobbiamo metterlo? Perché io nel frattempo potrei andare avanti.
Comunque consigliato, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Allora proviamoci, riproviamoci. Vai. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. Beh, devo dire che in italiano non è voluto partire, però un po' il senso... No, il problema è che mi hai mandato due trailer, uno in italiano e uno in inglese, ma sono tutti e due in inglese. Benissimo. Bravo, complimenti. Vabbè, allora, però comunque... L'importante è che abbiamo visto un po' di immagini. Secondo me ha attirato molto l'attenzione del nostro pubblico e sicuramente andranno a vederlo. Però a questo punto io volevo chiamare proprio in ballo te, Valeria, perché anche tu hai visto un film in esclusiva. Sì, ho visto, sono andata in anteprima. Prima del film che vede Paola Cortellesi sia protagonista che questa volta dietro la Quindi macchina regista. Da presa, il regista di questo film dal sapore leggermente neorealista. Il film è in bianco e nero, si chiama C'è ancora domani, un bellissimo proposito direi nel titolo. Film tratta ambientato in una Roma post bellica, una Roma finito il secondo conflitto mondiale, è una borgata, lei è una donna insomma della bassa borghesia, sposata, ha tre figli e vive una vita molto diciamo così semplice, ecco, è una mamma, non ha studiato, quindi si arrangia, contribuisce al budget familiare facendo dei lavoretti, insomma facendo le iniezioni, un ruolo che poi questo fatto delle iniezioni io avevo riscontrato in Anna Magnani, in Bellissima. Sì, assolutamente. Lei andava a fare le siringhe a Siringaia, che tutti noi ricordiamo, insomma. E niente, lei diciamo è succube di questo marito che nel cast è Mammastandrea, un uomo molto semplice anche lui, però in negativo questa volta. Lei ha una semplicità in positivo, perché è una donna dai sentimenti puliti, è una mamma, si occupa di questi figli che la trattano anche in modo, ecco, come diciamo scimmiottano l'atteggiamento del marito, però diciamo ecco la maltrattano anche loro. Okay. E ha tre figli, ha questa ragazza più grande che si chiama Marcella, che è una grandissima prova d'attrice per l'interprete, che insomma mi è piaciuta molto, e, che è in età da marito questa ragazza, e poi c'ha questi due ragazzini, due maschietti, i quali però sono molto volgari, molto scugnizzi, però alla romana. Alla romana, certo. Il marito, ecco, la tratta molto, c'è una frase della figlia che in una scena dice: perché ti fai trattare come una pezza da piedi? Effettivamente la tratta proprio male, insomma, non le dà risalto, e addirittura c'è una scena molto brutta in cui, ecco, lui si prepara, indossa una camicia per andare a donnacce, quindi ecco un matrimonio in cui questa donna sopporta, no? Certo. Il film diciamo è incentrato sulla figura della donna, è un femminismo in cui la Cortellesi secondo me sfiora l'essere proprio autrice, no? Cioè non si vuol porre in una posizione già da grande autore, da grande regista, perché il film è commerciale, popolare, secondo parere di chi sta parlando. Però cerca di virare verso quello che è stato poi il sapore dei grandi registi come De Sica, come altri, che diciamo attraverso un linguaggio come quello del cinema hanno raccontato insomma la storia molto a femminile, appunto ho citato già Anna Magnani, ma anche la stessa Sofia Loren, la stessa Gina Lollobrigida. Assolutamente, un film che tu hai visto in anteprima. Ho visto in anteprima. Che è uscito e che sta andando benissimo. È andato benissimo in questo weekend del primo novembre. Io ho letto insomma che ecco, insieme a Flower di Killer Moon, che, di cui parlavamo prima, insomma, non, tutto rispetto per Martin Scorsese, però insomma la Cortellesi non è da me. Ha centrato, bene.
sì. Devo dire che è una grandissima attrice, io la preferisco quando interpreta insomma ruoli anche abbastanza drammatici come Maria Montessori, che sì, credo che sia stata veramente, mamma mia, in gamba per autoironica e diciamo nata ecco tra Zelig, una esatto, grandissima spalla come quella di Bisio, insomma il capocomico di tutto rispetto. Vero. Quindi insomma un'attrice che secondo me può insomma in questo aspetto fare molto per quello che riguarda la regia, perché già quindi questa si è prima messa in prova gioco e c'è riuscita io bene. L'ho trovata e diciamo anche nelle scene in cui lei ecco con il marito aveva questi dissapori e insomma ecco veniva messa un po' a tacere purtroppo con l'utilizzo delle mani, che era una cosa che secondo me negli anni 50 tante donne, no, purtroppo questi, hanno certo, subito matrimoni, queste moleste, ecco sì. La Cortellesi avendo una radice comica, certo, no? Diciamo c'è questa scena in cui il marito insomma la picchia e lei diciamo ha orchestrato la scena con un balletto, cioè sotto c'è una musica anche simpatica e lei diciamo ecco, cosa è questo rumore? È Antonello che fa le prove a casa con le cuffie. Antonello lo devi vedere. Antonello tutto a posto, ammiratelo. Scusa, con calma fai con calma, lo mutiamo per favore. Ad ogni modo ballano, cioè lei schiva, la okay, prende un po', schiva gli schiaffi del marito con una sorta di ballo a due, di passo a due, certo, con questa musica sotto che io ho apprezzato molto perché rende la scena più la esorcizza in qualche modo, la esorcizza, molto bello, sì, mi hai convinta, sicuramente lo vedrò, a parte perché ripeto io amo molto la Cortellesi, è una bravissima attrice, quindi mi piacerebbe proprio poter vedere quello che ha fatto appunto la regista. Continuiamo a fare, allora facciamo così. Allora facciamo così. È il nuovo studio che non funziona tanto bene. Non ci facciamo una bella figura. Ma guarda, Antonè, le prove delle varie cuffiette non si fanno in diretta, cioè, voglio dire. Non ci stiamo facendo una bella figura. Ecco, vabbè, detto questo, io sì, lancerei ancora un brano musicale. No, aspetta, perché io c'ho il trailer. Qui ce l'ho. E allora questo lo dobbiamo gustare. Quindi aspetta, guardiamolo allora, un attimo. Guardiamolo un attimo, poi lanciamo una canzone. Se vuoi sapere che c'hai quella testa vuota, te. Che fai? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sti incapace di tua madre. Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera. È primavera. Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa. Perché me leva dalle mani. Lui e poi viene sempre. Se no si abitua. Una, ma forte. Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, mi sa. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili. Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che mi hanno imparato a scuola? Abbiamo fatto i felici, due palle. Io devo andare a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quelli c'è fenicotteri. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi te, che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i sordi tua. C'è sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. È proprio a lei che penso. Si muove la città. Ma come è vero? Ma che stai a con le piazze, i giardini e la gente. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire, come hai capito io? Perché mi perde? Te però sei in tempo. Ma da sterna. Pure Demma. È la notte dei miracoli. Fai attenzione. Bello, molto bello. Sì, vero, vero. Mi ha colpita tanto. Va bene, allora ci lasciamo con un momento musicale e ritorniamo con la rubrica di Carlo Ditto. Signori, restatevi, separate il posto dei libri. Fra poco.
degnamente braccio basta. Grazie per la linea, mi auguro che siate tutti quanti bene, siamo sempre a Barahonda per la puntata, anzi per il mio spazio dedicato ai libri. Questa settimana ho scelto un libro che in un certo senso mi ha spaventato, come potrebbe spaventare il periodo di Halloween che stiamo vivendo, che anzi che stiamo veramente per vivere in realtà. Ed è Sono contenta che mia mamma è morta di Jeanette McCurdy. Allora, di là del titolo e anche della copertina dove lei tiene in mano un'urna, soddisfatta poi della morte della madre, urna rosa, e ripeto, è anche abbastanza spaventoso. In questo caso non parliamo di un'autrice, ma parliamo di un'attrice che ha pubblicato un libro, quindi io devo essere sincero, come penso spesso, sono dei prodotti o comunque delle situazioni commerciali per monetizzare la propria vita e diciamo le situazioni. Allora, Jeanette McCurdy è un'attrice bambina, una teen star, ha iniziato proprio da bambina a 6 anni, spinta dalla madre, che aveva il desiderio, la madre Debra, aveva il desiderio di fare l'attrice, però non c'è mai riuscita, un po' come succede, diciamo, trasmette sulla figlia quelle che sono le proprie aspettative. Una famiglia di mormoni americana, lei è la più piccola di 3 fratelli maschi, mormoni, quindi parliamo di religiosità, di religione, in America è tutto comunque molto ingrandito. Addirittura ho scoperto che, questo l'ho letto nel libro, che i mormoni è anche una rivista sui mormoni che esce settimanalmente. Vabbè, al di là della religione, Jeanette McCurdy inizia a recitare che ha tipo 6 anni, quindi la madre la spinge sul set, la spinge a recitare, le fa ripetere le battute, le compra magari dei premi, ma in cui riesce a farsi prendere in un casting e cose del genere. Ovviamente questa è la cosa che ho scoperto: quando sono bambini che recitano, più sono piccoli più vengono presi, diciamo così, i ruoli da bambini sono quelli più richiesti. Jeanette, quindi poso il libro, Jeanette quindi inizia praticamente la propria carriera di attrice non convinta di quello che sta facendo, perché non ha voluto assolutamente fare l'attrice, è una bambina timida, una bambina che si vergogna del proprio corpo, una bambina che ha la caratteristica di riuscire anche a piangere a comando, e questa cosa le fa ottenere molti ruoli. La madre quindi vive la carriera attraverso, diciamo, quelle che sono i passaggi che fa la figlia. La madre è malata di cancro, subisce degli interventi, guarisce dal cancro, però si ammala nuovamente, quindi il libro è tutto caratterizzato dalla madre che sfrutta anche questa situazione per avere dei benefit. Jeanette arriva a un certo punto con la Nickelodeon, scusate, che è una rete americana che conosciamo anche qua in Italia, con iCarly. Ed è una serie televisiva che poi le fa raggiungere grande successo. È una ragazzina di appena 11-12 anni, avrà anche uno spin-off tra cui poi verrà presa anche la Ariana Grande, che poi diventerà una grandissima attrice. Jeanette inizia a lavorare a questa serie, già ha un bel curriculum e diciamo
il libro segue tutta la carriera. La caratteristica, perché si intitola in questo modo, devo dire che ad un certo punto la madre le insegna quella che lei chiama addirittura restrizione calorica, vuol dire che la fa mangiare poco per non farla crescere, per non farla sviluppare, non farle sviluppare il seno e tutto il resto, quindi praticamente le blocca a un certo punto anche il ciclo, perché la bambina a livello di televisione o comunque di cinema anche funziona meglio della teenager, della ragazzina. Quindi Janet, diciamo, prende queste nozioni come dei consigli della madre, quindi la madre è la cosa più importante, lei vive per compiacere la madre ed è convinta che la madre voglia compiacere la figlia. Lei vive, diciamo, in questa bolla spaventosa dove lei praticamente non mangia, dove diventa ovviamente prima anoressica, per bulimica, e quindi si porta questo problema avanti e fino ad un certo punto. Cioè il libro, diciamo così, può anche essere un certo interessante, viene presentato come un volume come una storia tragica, come una storia scabrosa, parla anche di abusi sessuali o comunque di anoressia. In realtà non è così scabroso, non è così particolare come comunque vuole far credere, al di là della copertina che, come ripeto, mi ha colpito esageratamente. Il libro scorre tranquillo raccontando la carriera di questa ragazzina, dove lei comunque parla un po' male in tutto e di tutti, perché non è una cosa che vuole fare. Fino a un certo punto che cresce, la madre muore di cancro, quindi si apre un successivo capitolo dove Janet a un certo punto, entrando in terapia, si rende conto del problema che ha, quindi della bulimia, del vomitare di continuo, dell'istigazione, si scoprire così, al vomito, e quindi che lei prende come una cosa bella, come una cosa assolutamente sana. Questo è quello che spaventa più di abusi. Io sinceramente, guardando un po' le altre recensioni, non ho assolutamente trovato. Ho letto tutto il libro. La seconda parte diventa anche un po' banale, in quanto parla, racconta di questa ragazzina che si rende conto e quindi cerca di tornare indietro, di riprendere se stessa, di avere un'alimentazione sana, di capire che comunque a 20 anni è giusto avere delle curve, non si può essere bambini per sempre. Dico che la seconda parte in realtà mi sembra anche abbastanza banale, uguale a qualsiasi altro libro di rinascita, come ce ne sono tanti. Ma nel complesso, tra quelli che ho recensito qua a Barahonda, vi dico che questo qua è quello che mi è piaciuto di meno. Al di là che comunque sicuramente ci sta una genialità nel titolo, che è anche abbastanza, ripeto, spaventoso, e nella copertina. Lei intanto, prima di scrivere questo libro, ha fatto un tour teatrale sold out per l'America per praticamente pubblicizzare la sua vita e quindi poi strumentalizzare attraverso questo libro. Quindi la domanda che mi faccio io, cari amici, prima di passare la linea allo studio, è: la Janet McCurdy ha strumentalizzato la propria vita per interesse o tramite questo libro ha esorcizzato quelle che sono le sue paure? Non lo so. Quindi Rosanna, Francesco e Antonello, io spero che siate bene e vi passo immediatamente la linea. Un bacio e ci vediamo fra 15 giorni in questo caso. Grazie. Ciao. Beh, Carlo. Carlo, ti saluto, ti mando veramente un grosso bacio. La settimana prossima mi mancherai come mi sei mancato tra la settimana scorsa. Concluso proprio io credo che voglia esorcizzare la sua paura. Però lo leggerò e approfondiremo, Carlo, ricordatela questa cosa, perché l'approfondiremo. No, tra l'altro ho chiuso proprio con una domanda alla Marzullo proprio. Infatti io ho risposto. Antonello, tu cosa rispondi a Carlo? Ce l'abbiamo ad Antonello? Eccolo. A Carlo? Non l'ho sentito proprio. Bravo, bravo. Lo so che stai da 8 minuti a smanettare con le cuffie. È che sei tu che tieni smanie. Le smanie. Allora, capito? Facciamo in questo modo: tu poi dopo la puntata te la riguardi e poi la prossima settimana ti faremo commentare. Ci rispondi. Certo. Quindi adesso devi studiare quello che ha detto Carlo, perché non l'hai seguito. Noi chiaramente restiamo in attesa con te, ci vediamo settimana prossima. Quindi già sarai in onda con con la tua rubrica I libri del cuore, giusto? Va benissimo. Quindi mi aspetto cose grandi da te, perché essendo donna, essendo i libri del cuore, quindi mi aspetto grandi cose. Un momento emozionale. Esatto. Francesco, siamo Rosanna, quasi addirittura da te. Lo so. Quest'ora, guarda che è vola. È volata. Sì, è Barahonda. Ci voleva Antonello, insomma, che ti va a fare un po' di casini, però anche questo è bello, però, no? Il bello della diretta. Non raccoglie, però.
Ma è perché guarda, sta sbagliando, non sanno. Adesso risponde al telefono, in diretta, cioè proprio è al bar, ecco, Barbara Onda. Tra l'altro noi veniamo da una settimana, non abbiamo avuto modo di raccontare tante cose, ma veniamo da una settimana veramente tosta, piena piena sì. di lavoro. Francesca, mi rispondi per telefono? No, non lo posso guarda, rispondere. In diretta questa cosa non è fattibile. No, perché fai il ritorno in cuffia, perché non ti posso rispondere. Non ti possiamo rispondere. Ecco, va bene. Abbiamo avuto, dicevo, una... Mi sento male, solo per questo. Lo so. No, vabbè, non ti preoccupare, siamo addirittura di arrivo. Abbiamo lavorato tanto, siamo stati... Adesso con calma, Tonello, zitto! Sì, vai. Voi a me? No, stavo dicendo, Antonello, stavo raccontando la nostra settimana tosta di lavoro in cui siamo stati presenti a Quarto Nuovo, il centro commerciale di Quarto, appunto, con la scuola Multicenter per presentare tutti i loro corsi di formazione. E quindi siamo stati lì, però poi ci sono state tantissime cose, abbiamo... Praticamente 24 ore abbiamo lavorato, non so se abbiamo dormito. Lavorato tantissimo perché oltre le 8 ore al giorno trascorse al centro commerciale, non solo, perché molte volte siamo andati o di mattina o di pomeriggio, però o la mattina o il pomeriggio naturalmente eravamo anche in radio a fare le dirette e poi la sera eravamo fuori per gli eventi. Quindi... Per gli eventi, abbiamo avuto il primo compleanno di Morsito, il nostro sponsor di Food Lovers. Che salutiamo ovviamente, e quindi è stata una bella settimana tosta, questa è un po' più tranquillina. Ma mica tanto, perché già siamo alle prese con la fiera dell'estetica che ci sarà l'altro weekend, siamo alle prese già con il villaggio di Babbo Natale che partirà dal 4 al 17 dicembre. Ma non solo, con le nostre serate, Antonello, quelle che ci riguardano per quanto riguarda la tombola scostumata, che a breve lanceremo una pubblicità incredibile. Insomma, ci sono tante cose da fare. Antonello, tu devi stare bene, devi venire in studio. Niente, non ce la può fare. No? Va bene. No, va bene, allora lo salutiamo. Ti aspettiamo la settimana prossima, ti ringraziamo per tutto il fastidio. Vengo. Tutto il fastidio, il piacere che hai condiviso con noi oggi, questa bellissima baraonda che ha termine proprio adesso, perché siamo addirittura ad arrivo, 3 minuti alla fine, ma vola, ragazzi. Guarda, il tempo vola, veramente. Quando si parla di cose piacevoli, interessanti, il tempo chiaramente vola. Allora, detto questo, benvenuta in Baraonda. Ancora grazie. Sono sicura che magari non ti rivedremo ancora. Francesco, grazie per essere grazie stato con te, noi. Grazie a te, Rosanna, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Grazie a Carlo, a Francesco, a Valeria, ad Antonello, a me, a te. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. Right here.